anche oggi le abbiamo provate, ma non dico tutte. Ciao ragazzi, bentrovati. Ce ne andiamo a fare una pescatina con l'amico Peppe all'ammolo di Martinsicuro. Il tempo non è dei migliori, volevo andare in bici, ma in realtà siccome non è così bello per la bici, è bello per la pesca, quindi andiamo. Ovviamente andiamo in macchina perché comunque non è dietro l'angolo, con un po' di tempo a disposizione se ne poteva andare anche in bici. Comunque sono 3-4 km da dove sto io, però ci andiamo tranquilli in macchina e andiamo a vedere oggi. È un po' che non vado a pesca, volevo fare delle albe, ma niente, il sonno la sta facendo un po' da padrona qui. Purtroppo arrivo a sera che sono stanco, poi forse manca un po' di motivazione, sai, un po' fiaccato da tutti sti cappotti, ma va bene. Alla fine l'importante è andare a pesca ogni tanto e vedere se riusciamo a beccare qualcosa. Pare, si mormora che siano stati avvistati e catturati dei serra, quindi questa potrebbe essere una fantastica notizia. Vediamo. Altre cose e raggiungiamo l'amico Peppe che è già in pesca. Eccoci qui. Quanti squali? No, l'orca ho sbamato. Orca assassina. L'orca ho sbamato. Due tonni, tre lampughe e un'orca sbamata. No, no. La cosa che rompe le palle è l'orca. Ti devo dare un'ennesima dimostrazione della professionalità di Pillole di Spina. Monta la tua camera. Stiamo registrando, Se non me lo dici prima. No. Mentre facevo il trucco per me. Stavo mandando un messaggio, ma sto aspettando. Tra poco ti mando la foto della più grossa spigola mai vista. Però ancora non arriva, non arriverà. Niente, ancora non arriva. Ah, ti devo mandare un messaggio a te? Ma ha mandato il messaggio. Fra poco ti mando la foto della spigola più rossa mai vista. C'è una miseria. Adesso tu monta la tua camera. Quindi le spigole ci sono. Ma magari l'hanno presa con i gattini. Anche perché Gustavo non pesca a quest'ora. Gustavo fa l'alba e lui lo chiama il ponente, non il tramonto, il ponente. Allora, ho trovato un sito sloveno che c'ha il Varivas a 28 euro. 27 in Italia? 27 in Italia? Io non l'ho trovato. No, quello lì, diciamo, consigliato a te in prima istanza. Ah, la Vanisi Bass? Sì. Azzone, quello è interessante, quello meno interessante. Solo che spese di spedizione poi c'ha 10 euro. Capito? Anche se poi 10 euro magari spedito là. No, spedito in Italia, 4 euro là. Adesso stacco un attimo, ragazzi. Tanta roba, 8 centimetri. No. Questo pesa 12 grammi, quindi è l'ideale per la tua. Tu adesso lo lancerai. Ecco, siamo in piena lezione. Siamo entrati in piena lezione. Hai detto che avevi fermato? No, mo riprendo perché la lezione la dobbiamo condividere. Ecco, questa è la grammatura. Montiamo un Silent Assassin 8. 80 S, quindi 8 centimetri, sì. Giusto? Sinking. C'è lo stesso floating, 2 grammi in meno. Allora, 12 è la grammatura ideale per la canna. No, tu fai 2 lanci, 2 centimetri.
vediamo un po', magari al primo lancio qua scappottiamo. Il mare è bello comunque, eh? Il problema è che la canna l'ho comprata, la Tide, cioè mi arriva, mo mi deve richiamare perché il pagamento mi era arrivato, però poi ho provato a chiamare loro, ieri non rispondevano. Sì. Ma oggi mi hanno risposto, ho detto io stavo per annullare il pagamento perché non rispondete, cioè. Poi mi ha detto no, no, mo la faccio richiamare dal ragazzo. Però siccome quando io l'ho visto era esaurito, però dopo mi hanno mandato il pagamento, me l'hanno mandato dopo, quindi. Stiamo provando quindi la mia canna con questo artificiale e poi immagino Peppe mi vorrà far provare la sua per darmi uno smacco oppure. No, la ringrazio. La collezione. La collezione. Adesso change la femme. Questa dovrebbe lanciarlo molto peggio perché questa è una 35, questa è una 20. Beh sì, poi non è particolarmente lanciabile, cioè non è un artificiale che. C'è la trappola, pillole di spinning, mi tende la trappola. Registri e io ascolto. Io sono pronto a smentirmi ufficialmente. Appoggiamo la canna e adesso proviamo. Allora, questa è una Lunamis della Shimano, mentre questa è fino a 35. Adesso proviamo la Crasi, che è quella a 3 metri, quindi quella che avevamo provato nel video precedente. Allora, stesso artificiale, vediamo come. Effettivamente devo dire che sì. Devo dire che la differenza nel sentire artificiale c'è. Proviamo un altro lancio, adesso salgo un po' con la spinta. Adesso
si sente meglio. Anna, questo che rapporto c'ha di recupero? Mi sembra... 6-1. Ah. 6-1. Perché rispetto a quello mi... Allora, sul lancio più o meno mi sa che stiamo uguali, però... Però la sensibilità è veramente alta. Io che non sono un grande lanciatore, però è bello comunque questo mulinello. Questo è cavolo. Questo è bello. No, ma poi esteticamente è bello proprio. Tu qui ti sei perso l'affare del secolo, perché io ti avevo fatto questa, questo. Filo nuovo, il filo nuovo montato ieri, quasi il prezzo della canna sotto. Guarda, io non sono un grande lanciatore, eh? Poi oggi l'aria è pesante, c'è tanta umidità, non è vero. Che fa delle grandi... Oh, ma questi sono 12 grammi, eh! È leggerissimo per quella lì. Da 35, eh. Cioè, no, no, effettivamente... Vorrebbero minimo 22, non 12. Guardate come parte. Viaggia, sì. viaggia parecchio. È anche un grande artificiale, è piccolino ma... è bilanciatissimo, si lancia bene bene bene, cioè altri 12 grammi non li lanci così assolutamente. Qui si vede la differenza dopo fra le cinesate e quelli buoni. Sembra uguale. Soprattutto sul lancio. Sembra uguale. Cioè i mommotti si sfricia, si rovina, si... No, si sono crema. Delicatissimi. Anche il mommotti fa quello che ha. Però sono di una delicatezza. Ma neanche morti, non li fanno neanche morti. Ti lascio la posizione comoda qui che ho preso apposta per dirmi. Sei troppo giù. Sei ospite. Ah, qua mio. Veramente siamo ancora in Abruzzo, quindi. Sì, vabbè, però questa è casa. Oh, ma però a proposito, ho sentito che là c'è un ponte che fa attraversare, ma. Lo devono fare? No, dice un ponte di ferro, mi ha detto uno. È in progetto da ma anni. Ti ritrovi nella sentina, mi ha detto. Dovrebbero farlo, dicono, cominciare i lavori entro la fine dell'anno. Quello è il ponte ciclabile, quello grosso, diciamo. Quello nuovo. Quella invece un ragazzo che io passavo con la bici qua, mi ha detto guarda che se vai con la bici c'è un ponte di ferro. Vai che... con la bici sulla nazionale. Quando ah boh, sulla nazionale sta, quello l'ho fatta. Passata la rotatoria, a fianco c'è il pezzetto ciclabile. Sì, però quello mi parlava, da come mi ha detto lui, di un ponte di ferro che stava lì. Ho detto io non ne ho mai sentito parlare. Ma... hanno stanziato già i fondi, quindi ora dovrebbero fare, sono 3-4 anni che sono fatti. Sì, sì, quello ho letto. Beh, ho letto pure l'articolo sul giornale. Valle della ferrovia, quindi abbastanza qua giù. Allora, montiamo il fantastico Trairao. Peppe, quando poi vuoi provare questo, che quello che ti avevo detto, il Trairao, che mi avevi detto che...
fa una qualità di rumore che è spaventoso. Grazie. Sì, sì. No, ci sono quelli che per fare prova artificiale si fa pagare. Un euro al lancio. Ma guarda, tu mo se inizi a recuperare, cominci a sentire il... Questa è della la stessa marca che fai guanti che... Vai, Lao. 90. Junior. Ah. È un po' di dico. Sì. Fammi sapere, perché un tuo parere... Leggeri, quello è leggerino, È rotondo. Noi invece montiamo un coisceda. Senti che qualità di... Vabbè, da lì lo sbrigliamo. Ma vicino col guadino? Ma si vede dal filo poi che rimane. Bocciato. Me l'ha bocciato, me l'ha. Più di 20 euro. No, costa 25, mi sa. Bocciato. Eppure con quello ci prenderò il mio primo serra. Importante che ci sia. Ho letto, ma io pure ti ringrazio perché è una svolta, Ci sono tre volte che vado a pesca, c'è la scatola, è come prima. L'ho letto. Gli ho messo pure mi piace a quello. È l'uovo di Colombo, capito? Bella livrea. Oh. Recuperiamo. Vinna. Questo è leggerissimo. Perché le prime lunghe che facevano erano in Japan. Poca roba rifanno solo in Japan. Cacchio, questa allora l'ha venduta sì a poco. Vabbè, ma il prezzo è sempre quello, No, il prezzo per carità è questione che non è così ricercata come quell'altra. Bocciata anche la canna.
Oggi l'acqua è ancora molto limpida. Altre catture poi ci sono state? Non segnalate. C'è andato pure Adriano, quello di Roma. Adriano mi ha detto se prendo qualcosa vi faccio sapere, non mi ha scritto. Allora, dopo la bocciatura del canale Pillole Spinning, riproviamo Trairao 90 con la nostra Lunamis. Vediamo se magari ci prendiamo qualcosa in diretta. Comunque, sulla chiusura del canale un sacco di critiche hai ricevuto, eh? Cioè, tutti quanti che dicono non devi chiudere. Tu dici, non so critiche. No, criticano la tua decisione. Guarda che comunque questa a me, mo devi provare con sta canna, perché secondo me non hai il Trairao. Ma si lancia che una be... Senti, già si sente il rumore. Questo sta su, sta, eh? Mo o spaventa i pesci. Ah, quindi ci sta la... No, però è già... Ah. Sì, questo è il prendo. No, non mi potevo neanche lanciare il doppiato. Ma vieni, vieni, poi si prende. Sai, no, no, ma è vero, eh. Io sono 1, 2, 3 e sto lì. Io ti piazzo la funzione esattamente dove stavo quando ho pescato. Non devi star a perdere tempo a... Ma non esiste il vento, non serve a niente. Ma infatti ne ho fatto un bel acquisto di... Come il girotondo con la mano che tu hai acquisito. Una volta me lo sono scordato e mi si è richiuso. No, ma soprattutto per noi, a me spesso mi si chiudeva l'archetto. Eh? Questo non si chiude, ma quell'altro si chiude, invece quell'altro. Questo qui è il saltista, questo è qua, dal 4, 6, 8, cioè, dal 6 in avanti, l'archetto deve essere chiuso per forza a mano, si chiude. Tanto io sono anche lì, l'automatismo, che io chiudo l'archetto prima ancora che casca in acqua la pubblica. Nella fase in cui... Io già lo chiudo, ma lo chiudo a mano. Sì, sì. Invece aspetti, poi allora chiudo con il luminello. Hai lasciato una mezza di chiudere il mano? Beh, io i primi video che facevo, che chiudevo a manovella, sai quante cazzo me l'hanno dette? No, ma dice che si rovina pure il mulinello. Che se ti mangia subito l'hai persa, eh? Se mangia subito l'hai persa. Se ti mangia subito tu ferri un cazzo, ferri il filo morto. Eh sì. Quello sì, soprattutto quelli che l'hanno a bombarda.
andare con la bombarda come tu lanci, la bombarda parte in avanti, ma il fiocco rimane dietro, che poi dopo ti si brilla pure. Ah. Se un attimo prima che tocca l'acqua tu blocchi il rovinello, la bombarda si ferma e quello va avanti. E il filo gli va avanti. Questo è come per la pesca a mosca. Tu quando stendi il finale ti fermi e quello va avanti la mosca. Botta di culo, hai comprato la canna ieri al Decathlon, vieni qui, lancia un ragazzino, ma non più, me l'hai detto, me l'hai detto, un ragazzino con la roba di Decathlon, arriva a prendere la canna, tu, boom, spigola 3,5 kg, vada a lui. Beh, è su alla lunga distanza che sto registrando, dobbiamo spegnere? Allora spegniamo, va. Allora Peppe è andato via, mo ci mettiamo un attimo qui in punta, sperando di non dare fastidio. Vediamo, anche per vedere come è cambiato il... paesaggio qui. E la giornata si conclude così, con il tramonto fatto sulla punta del molo, dopo aver passato la giornata con l'amico Peppe a fare due lanci, a parlare di pesca, a rilassarsi e a godersi il fantastico mare. Le catture sono sempre desiderate, ma anche quando non arrivano comunque la pesca ci regala qualcosa. Ciao ragazzi e iscrivetevi al canale.